Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV e benvenuti alle Fonti Closing Bell. Andiamo a vedere velocemente come si stanno comportando gli indici proprio a un'ora dalla chiusura. Il DAX di Francoforte cede il 3,5%, Gacaran 1,72%. E il FTSE MIB cede l'1,62%, quindi più o meno ecco, insieme sta andando insieme al CAC di Parigi. Alcuni protagonisti, almeno per quanto riguarda l'Italia, FCA sopra la parità, uno ecco, dei punti verdi in questo momento, guadagna l'1,26%. La decisione delle autorità antitrust europee sulla fusione tra FCA e PSA, ovvero Peugeot, potrebbe arrivare prima del previsto, secondo quanto si apprende da fonti finanziarie vicine al dossier. Quindi questi sono rumors per il momento, però stiamo vedendo una reazione molto positiva del titolo FCA per quanto riguarda sempre Piazza Affari. Andiamo a vedere velocemente anche Wall Street. L'S&P 500 cede il 2%, Dow cede 676 punti, meno 2,40%, il Nasdaq meno 1,5%. Uno sguardo velocissimo anche al mercato obbligazionario: il decennale americano rende lo 0,79, il biennale lo 0,14 e i tre mesi lo 0,10. Per quanto riguarda invece il decennale italiano, una situazione molto interessante perché stiamo vedendo comunque un ribasso del 5%, rende lo 0,72 e lo spread tra il BTP e Bund bello tonico in questo momento, 130 punti base, soprattutto dopo la conferma del S&P questo venerdì per quanto riguarda il rating ovviamente dell'Italia, tripla B con outlook addirittura positivo. Questa sì che era una sorpresa. Andiamo adesso ad approfondire che cosa è successo nel weekend, perché il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM con le misure restrittive per contenere l'emergenza coronavirus. Gli ultimi dati epidemiologici che abbiamo analizzato non ci possono lasciare indifferenti. L'analisi segnala una rapida crescita con la conseguenza che lo stress sul sistema sanitario nazionale ha raggiunto livelli preoccupanti, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi. Quali sono le novità? Quelle che state vedendo appunto sui nostri cartelli: la chiusura dei teatri, la chiusura dei bar. Partiamo dai teatri, ovviamente chiusura di teatri, sale, concerto e cinema, una decisione particolarmente difficile. Tra le altre, non abbiamo introdotto il coprifuoco, non è una parola che amiamo, ha aggiunto Conte, ma raccomandiamo di muoversi solo per motivi di lavoro, salute, studio e necessità. Ristoranti e bar chiusi dalle 18, il decreto a decorrere dal 26 ottobre 2020, l'attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, sono consentite dalle ore 5 fino alle 18. E poi passiamo ai centri commerciali che resteranno aperti nel weekend, e la didattica a distanza per le scuole superiori è prevista almeno al 75%. Con questa aggiunta le regioni potranno anche estenderla al 100%, come hanno richiesto con insistenza ovviamente alcune delle regioni, non proprio tutte. Stop anche a palestre e piscine, per lo sport resta tutto come deciso ieri, stop da domenica o lunedì delle attività di palestre, piscine, impianti nei comprensori sciistici, centri nuotatori, centri benessere, centri termali. Quindi questa è la situazione anche per quanto riguarda lo sport, nessuno spazio ovviamente per professionisti disordini. Questo è ovviamente un riferimento che ha fatto Conte alle proteste che abbiamo visto a Napoli, proteste molto violente, tra l'altro continuano sia a Napoli che a Roma, contro le misure introdotte dal governo. Passiamo adesso al Gualtieri velocemente, perché ovviamente con la introduzione del nuovo DPCM abbiamo visto anche subito le dichiarazioni di Gualtieri, ristori per 300-350 mila aziende. La realtà interessate dai ristori sono molte, sono più di 300 mila, forse 350 mila, tutte le aziende ed esercizi pubblici che sono oggetto delle restrizioni introdotte dal DPCM, intervistato al TG1 parlando delle riforme di aiuto previste
dall'esecutivo e il ministro dell'economia ne traccia un quadro. Sappiamo di chiedere un sacrificio importante e necessario a contenere il virus, e quindi per tutti costoro ci saranno questi indennizi, che sono solo una parte delle misure. Poi tra l'altro qua la novità: indennizi anche per chi ha fatturato oltre 5 milioni. Per quelli che non hanno fatto domanda o con fatturato superiore ai 5 milioni di euro che inseriamo, ci sarà una domanda da fare e quindi ci sarà qualche settimana in più per avere l'erogazione, che comunque sarà entro l'anno, così ha assicurato il ministro Gualtieri al TG1. Questa è la situazione. Ovviamente tutto ciò ha avuto un impatto non positivo decisamente sui mercati, non solo in Italia ma anche in Europa. Quali sono le dinamiche future? Ne parleremo insieme a Robert Baron, presidente di Delta Hedge. Buon pomeriggio, ben ritrovato Robert. Grazie, buona giornata a tutti, buon inizio settimana, grazie dell'invito. Robert, innanzitutto vorrei sapere ovviamente il tuo parere per quanto riguarda le misure restrittive. Non lo vogliono chiamare lockdown, però è a tutti gli effetti un semi-lockdown. Beh, c'è una profonda distinzione tra quello che abbiamo vissuto nel primo periodo, febbraio-marzo, in cui non si conosceva l'entità delle misure e non si conosceva nemmeno la pericolosità di questo virus, e le strutture cosiddette sanitarie, degli ospedali e le strutture per anziani erano state investite in un modo molto forte. Ora questa cosiddetta seconda ondata, di cui siamo molto probabilmente solo all'inizio, visto la stagionalità, siamo a fine ottobre, che era ampiamente prevista, magari non in questa più che dimensione, in questa data, è un qualcosa che già ben conosciamo gli effetti del virus, conosciamo anche il modo di arginarlo, abbiamo introdotto misure di protezione dalle mascherine alla possibilità di poterci, cioè alla possibilità di avere un'igiene migliore e quant'altro, e soprattutto si è stabilito e comunque si è potuto arrivare a quello che è la cosiddetta catena dei contagi, cioè come i contagi si sviluppano e come avvengono. Esiste un comitato scientifico da diversi mesi che analizza la situazione. Ebbene, in tutto ciò non si è avuto la disponibilità e non si è capito dal punto di vista dei dati statistici di come questo virus si sviluppa, ma si è arrivati ad un risultato che sembra quanto più il disegno di un compromesso politico tra le varie parti, tra la maggioranza, tra le componenti della maggioranza e una parte di quello che hanno fatto le richieste delle regioni. C'è una grande disparità tra le richieste fatte dalle regioni e ciò che il governo ha voluto istituire, e c'è soprattutto un dietrofronto su molte delle misure. Se effettivamente poi i protocolli che sono stati stabiliti nei mesi scorsi, soprattutto per quanto riguarda palestre, bar, ristoranti, piscine e quant'altro, effettivamente sono protocolli che hanno messo in atto con una serie di investimenti e di infrastrutture, e si è riusciti comunque ad attuare un cosiddetto controllo del virus, non si capisce perché adesso di colpo la situazione diventa insostenibile, non tanto per il livello e il numero di contagi, che è sì preoccupante, ma soprattutto perché non ci si rende conto di come questa catena dei contagi si è sviluppata. E quindi non si è messi in sicurezza nemmeno quello che sono le strutture per anziani, i centri degli ospedali, non si è provveduti fino a questo momento a derivare dei test rapidi, alla distribuzione di questi test rapidi e quant'altro. Quindi trovo che queste misure vanno a penalizzare una parte della componente della società che avevano adottato investimenti e protocolli così come siete richiesti, ma che non trovino una ragione scientifica e statistica con cui andare ad arginare le misure. Quindi, secondo me, sono delle misure assolutamente insufficienti per poter andare a invertire la curva del fenomeno. Potremmo avere un arresto di quello che è la dinamica di salita, questo sì, è probabile, perché sono molti meno i contatti, ma avremo sicuramente un impatto economico devastante in questa fase, perché la seconda ondata è molto più psicologica, è anche un'ondata di paura che si sta facendo adesso, e quindi avremo un grosso ribasso, e quindi gli incentivi, gli storni che vengono fatti sono pressoché, secondo me, insufficienti, perché molti dei locali, ristoranti aprono la sera,
Molti locali hanno il loro ritorno alla parte serale ed è difficile che si possa pensare ad avere locali che possono continuare solo con il ritorno economico che darà il governo, che sarà, come si è visto le altre volte, non sufficiente, non tempestivo, non adeguato. Per cui trovo che sia un'azione sbagliata sotto diversi punti di vista e che soprattutto è inefficace a contenere le misure del virus. Il virus si è visto, si sviluppa in altri ambiti e non abbiamo avuto la contezza di capire con tutti i mesi che ci sono stati dove effettivamente si sviluppa il virus e quali misure potessero essere fatte per contenerlo. Per cui sono decisamente contrario a questo tipo di azioni che fanno più azioni di paura, azioni più a livello politico che a livello effettivo scientifico. Ecco, Robert, forse a questo punto sarebbe stato utile rafforzare durante quei 6 mesi, tra l'altro, che ha avuto a disposizione il governo, soprattutto il sistema sanitario, che avrebbe potuto essere rafforzato sia con fondi italiani, ma anche con i fondi del MES in caso di urgenza. Ecco, perché se ci fossero più posti Covid, ovvero ovviamente letti Covid, mi riferisco, magari avrebbero potuto non chiudere subito, perché questo a tutti gli effetti è un semi-lockdown, perché le persone, tante delle persone non lavoreranno più, soprattutto nel settore dei servizi. Quindi secondo te il MES a questo punto è un'opportunità sprecata? Ma il MES ha avuto il vizio di essere stato contagiato all'inizio da un dibattito politico con cui si credeva si è dato al MES soprattutto il cosiddetto morbo di chi lo tocca potrebbe poi essere condizionato da una serie di situazioni. Il MES è stata un'occasione non sfruttata sicuramente. È stata una situazione che comunque, indipendentemente dal MES, abbiamo avuto la possibilità, per le condizioni in cui si sono trovati i mercati, di emettere comunque del debito con delle condizioni non molto diverse dal MES. Ciò che si è fatto, non si è trovata un'azione politica decisa per poter andare a mettere in protezione quelle che sono le categorie più a rischio, cioè le mascherine la devono portare sicuramente gli anziani, le categorie a rischio, perché si è visto che da un punto di vista statistico sono quelle categorie, sono quelle persone che hanno altre complicazioni che subiscono poi il cosiddetto tasso di mortalità effettivo ed elevato, mentre in realtà è chi porta il contagio molto probabilmente sono i giovani e sono la popolazione che è più attiva e più dinamica, che ha la possibilità di interagire in modo diverso. Quindi il fare un lockdown così generalizzato o comunque una chiusura così distintiva di attività e di servizi fa sì che in un paese come il nostro, votato prettamente ad un'economia anche di servizi come il turismo, ci mette in ginocchio per la seconda volta, che è una situazione irresponsabile, secondo me, sotto molti punti di vista, da un punto di vista di azione di governo. Per cui questa diventa poi un'azione di ribellione e già abbiamo visto delle manifestazioni. Ma che sono solo all'inizio, molto probabilmente troveremo una situazione che sarà molto più dirompente nel corso dei prossimi mesi e si trova contro invece che creare un messaggio di unità nazionale e di coesione. Se si va a vedere il messaggio che ha lanciato la Merkel, ad esempio, al popolo tedesco, è stato un messaggio ben chiaro, senza mascherina, è stato un invito di una coesione sociale, di un'unità nazionale e non il fatto di istituire per decreto e per DPCM l'ennesimo 3 in 10 giorni, una nuova stretta in questo modo, anche con il parere contrario di molte regioni e di molto territorio. Poi ci sono delle cose, come sempre, molto assurde all'interno del decreto. Si vieta il locale 18, però si dà la possibilità di avere un'ordinanza comunque con l'apertura delle piazze e la chiusura che viene dalle 21 in poi. Quindi, cosa fanno le persone? Dalle 18 alle 21 possono trovarsi comunque fuori, senza locali. È molto strano quello che è stato adottato e comunque, ripeto, non ha un supporto di dati scientifici con cui si va a capire com'è lo sviluppo del contagio. Infatti avrei voluto chiederti, abbiamo visto le stime della NADEF che sono importanti, anche
se possiamo dire per te, perché tu fai parte degli investitori, fai parte anche degli investitori, ma anche dei trader. Perciò le stime che ha promesso la NADEF, che ha tra virgolette promesso il governo, sono estremamente importanti nei confronti di tutti. Secondo te potrebbero esserci dei cambiamenti a questo punto? Abbiamo visto tra l'altro anche a sorpresa il rating dell'S&P con outlook positivo, però questo prima delle nuove disposizioni del DPCM. Tu come vedi le stime della NADEF a questo punto? Tuttora credibili, accurati? No, credo che le stime siano completamente saltate, che anche il ministro Gualtieri, che ha dichiarato apertamente che ci sarebbe stata una contrazione del PIL inferiore al 10%, poteva tra virgolette salvarsi in questa sua previsione, se, solo se, visto anche il blocco di licenziamenti che c'è stato e diversi altri blocchi, non ci fossero state misure di questo tipo, per cui credo che il Paese, pur avendo reagito molto bene in questa fase e avendo disposto una certa coesione nazionale, ora ci troviamo in un momento di dissenso profondo. Ci saranno fasce e popolazioni del Paese che non saranno d'accordo con questo tipo di impostazione, che è un'impostazione che non è più figlia di un'emergenza. Sono 9 mesi che siamo in stato di emergenza, ma con mesi che continuiamo a giustificare azioni da un punto di vista del Comitato Tecnico Scientifico, ma che sono effettivamente solo mediazioni politiche. Per cui a questo punto è difficile pensare ad una risposta in termini veri da un punto di vista economico. Qui esiste un governo con una maggioranza che sappiamo che non arriva direttamente dalle urne e che si trova con un dissesto, con una situazione non più gestibile in questo modo e con una della difficoltà oggettiva. Per cui ci saranno comunque delle situazioni che grideranno vendetta, è una situazione che non è più sostenibile in questo modo. Per cui a me ha lasciato molto deluso l'adozione di questo tipo di norme, ma soprattutto per il modo con cui vengono adottate. Non c'è un fondamento scientifico vero adesso. Robert, invece avrei voluto chiederti quale sarebbe anche l'impatto sui mercati nel lungo termine. Possiamo ecco, immaginare uno spavento come quello di marzo? Ma l'impatto è, allora, i mercati sono stati sostenuti da un'attività di banche centrali, da un'attività di riforme fiscali, di incentivi abbastanza importante, anzi senza eguali nel passato. Circa 22 trilioni di dollari sono stati messi in campo, di cui circa 14 da parte 13 da parte delle banche centrali e rimanenti da parte dei governi. Ci sono incentivi che sono ancora in discussione in molti altri paesi e molti altri ne saranno ancora emessi. Si pensa solo agli Stati Uniti, si pensa a incentivi che potranno avvenire in alcuni altri paesi, si vede la Francia che è in una situazione di vera emergenza nazionale e di altri paesi ancora. È difficile ora pensare che i mercati che sono sostenuti da questa enorme massa di liquidità e da tassi molto bassi in questa situazione possono mantenere ancora un giudizio di attesa e di valutazione sugli utili così distante dalla realtà. I mercati sono mossi in questi mesi alimentati da questa corrente di denaro che ha reso possibile il sostentamento degli attuali livelli. Livelli che, come ho ripetuto più volte, sono livelli sostenuti da una situazione di liquidità, di mancanza di alternative di investimenti. La settimana scorsa, nell'ultimo collegamento, avevamo detto che c'era la necessità di una fase di correzione tecnica. Questa correzione tecnica poteva avvenire anche senza questa pesantezza e questi momenti di terrore cosiddetto psicologico, però i mercati difficilmente saranno esenti da questo tipo di movimento. E sicuramente un movimento di difficoltà e di innesto di una pericolosità o di una comunque caduta anche verticale sui listini, che potrebbe avvenire perché non è escluso assolutamente in questo momento, creerà un nuovo e ulteriore problema, perché oltre al problema della paura c'è anche un problema della paura degli investimenti stessi. Infatti, se si va a vedere il livello della liquidità nei conti correnti, ha raggiunto livelli impensabili. Proprio perché l'azione che è stata fatta in questi mesi è un'azione effettiva di paura. Poi non ci dobbiamo meravigliare se arrivano dichiarazioni come quella dell'allenatore Mancini che fa riferimento a dei trascorsi dei passati storici, proprio perché è una situazione
irresponsabile quella che si sta adottando adesso nel nostro paese. Si pensi che ci sono paesi che non hanno adottato nessuna misura di lockdown e non hanno grandi differenze con i dati del nostro paese. Per cui non è provato scientificamente che questo tipo di misure possono fare in modo di ridurre il cosiddetto contagio. È chiaro che se ci chiudono tutti in casa e ci impediscono di fare qualsiasi tipo di attività, muoiono quelli che sono in casa e gli altri non riescono a contagiare altre persone. Però non è questo il modo di affrontare la situazione, tenendo comunque che delle categorie che sono a rischio, perché gli anziani, coloro che hanno le patologie più delicate, sono categorie a rischio, le strutture ospedaliere vanno protette. Sicuramente poteva essere fatto qualcosa di diverso che non andava a impattare su alcune categorie con quello che è successo. Senz'altro molto interessante, hai menzionato Christine Lagarde, c'è la riunione della BCE questo giovedì, ti aspetti qualcosa di straordinario da parte sua appunto in vista a delle nuove restrizioni che tra l'altro non sono solo in Italia, stanno iniziando, anzi sono partiti con la Francia e la Spagna, adesso si stanno estendendo, scusate, anche al nord Europa. Quindi un po' tutti i paesi europei seguono la stessa linea, che non è detto però che è quella giusta, perché in Italia i contagi sono 20.000, quelli in Francia sono magari 45.000, anche 50.000, quindi c'è una differenza enorme sotto questo punto di vista e sotto punto di vista dei numeri. Quindi che cosa possiamo aspettarci da Lagarde a livello di misure introduttive, magari non a questa riunione, ma alla prossima? Ma a questo punto i tempi si accelerano per due motivi. Il primo perché il cosiddetto Recovery Fund, Next Generation UE, è fermo, è al palo, non si trova una soluzione, non c'è un cambiamento della situazione. Poi abbiamo la necessità di capire quale azione può fare più incentiva la BCE in un contesto in cui non ha modificato la sua strategia sul target, sull'inflation target. Per cui, tenendo conto che ormai la BCE ha circa il 40% del debito pubblico italiano che lo detiene, è molto probabile che, così come abbia necessità non solo quell'Italia ma altri paesi, la BCE sia, tra virgolette, costretta o si trovi in una situazione, visto che non ci sono incentivi fiscali veri e propri da parte dei governi in questo momento, si trovi pressata o comunque si trovi in una condizione in cui adotti una misura di allargamento di questa situazione. Se non adotterà questa riunione, la adotterà sicuramente nelle prossime 2-3 riunioni, per cui vedremo un'azione della BCE di ancora più allentamento del credito e di ancora più detenzione di quello che è la somma dei titoli di Stato dei vari paesi, Italia conclusa, nel suo bilancio. E questo darà un grande pericolo a quello che è l'asse comunitario, visto che noi, a differenza degli americani, non stampiamo moneta. Proprio per statuto e per condizione, e perché poi l'asse portante di quella della fondazione dell'euro, Germania e Austria, non permetterebbe mai una condizione del genere. Per cui ci ritroviamo con il nostro debito sempre più in pancia al debito, al bilancio della Banca Centrale Europea. Questa è un'azione che molto probabilmente arriverà, se non questa riunione, questo giovedì, arriverà la prossima o la successiva, cioè la BCE allargherà non tanto le misure TLTRO, ma quelle che riguardano l'azione di detenzione e quindi con gli effetti di schiacciamento della curva dei tassi, del rapporto BTP-Bund, tassi ancora più schiacciati e quindi rinviare ancora di più il problema e allargare di più quello che è il bilancio della BCE. Questo alla lunga, nel giro di un anno, 2 anni, porterà a una situazione sicuramente di incontrollabilità di quello che è la detenzione del debito pubblico europeo in mano alla BCE. Robert, andiamo a vedere velocemente come si stanno comportando gli indici europei verso la chiusura, sicuramente in una situazione molto difficile in questo istante, soprattutto per il DAX di Francoforte, cede 450 punti meno 3,55%. E il titolo che effettivamente ha un peso anche direi importante sulla prestazione del DAX è SAP, o se vogliamo in inglese SAP, che cede 22,60% in questo istante dopo le trimestrali un po' deludenti. Per quanto riguarda invece il FTSE MIB che cede 1,55% e il CAC 1,64% sul FTSE MIB, ovviamente agli occhi puntati, in particolar modo su alcuni titoli. Per esempio FCA oggi sta facendo una prestazione
molto dignitosa, dobbiamo dire, in rialzo moderato, però soprattutto paragonato, ecco, alle prestazioni degli altri titoli, sta facendo abbastanza bene. Tutto questo rialzo è basato sulla decisione delle autorità antitrust europee sulla fusione tra FCA e PSA, che potrebbe arrivare prima del previsto. Questi sono rumors per il momento, perciò nulla è tuttora, ecco, confermato. Ti chiedo un commento di questa seduta odierna. Ovviamente abbiamo visto un calo delle borse, degli indici, degli listini europei molto importante, che è un calo dovuto anche ovviamente alle notizie che ci stanno circondando legate al Covid. Sì, da un lato ci sono le notizie, dall'altro ci sono le trimestrali che risultano negative, pesanti e influenzate dal fatto che comunque, nonostante il periodo estivo e nonostante la chiusura del terzo trimestre, ci si trova con dati nettamente più bassi, cioè quello che sostenevo prima, cioè gli utili stessi delle aziende sono prezzati. E cioè i titoli sono prezzati con dei livelli di utile che sono ben più distanti dai livelli attuali raggiunti. Quindi se si accettano alcuni grandi colossi della tecnologia e si vanno a prendere il settore cosiddetto ciclico europeo, è in una situazione di disastro. Si vanno a prendere le situazioni dalle compagnie petrolifere, alle compagnie aeree, ad altro, alla stessa SAP, sono in situazioni veramente disastrose da un punto di vista di utili. Quindi non c'è una possibilità di mantenere questi titoli a lunga su dei prezzi artificiosi come rapporto dividend yields. Quindi è assai probabile assistere a quello che si diceva la settimana scorsa, 2 settimane fa, ad una correzione tecnica degli indici che è dettata soprattutto dall'impatto degli utili che sono inferiori a quelle che sono le stime e le previsioni, che erano già comunque nettamente più basse rispetto a quello dei trimestri precedenti. Per cui questo è l'impatto maggiore. Sul DAX in modo particolare abbiamo una violazione tecnica di un supporto fondamentale che va mantenuto dal 1° luglio in poi, le contrattazioni in un trading range, e che è quello che supporta anche l'indice Eurostoxx 50, e quindi il contagio a livello europeo con una chiara indicazione ribassista c'è sull'indice DAX e su una serie di altri indici europei, e quindi è assai probabile assistere dopo la sessione domani, che è una sessione di conferma, ad una contestazione di questa fase di ribasso. D'altronde questa è una settimana che storicamente e statisticamente non è mai felice. Se si ricorda, i grandi ribassi dei mercati azionari arrivano sempre nella settimana che precede quello che sono le cosiddette celebrazioni e ricorrenze dei morti, e quindi l'ultima settimana di ottobre e la prima di novembre sono sempre settimane statisticamente sfavorevoli a una Sì. condizione rialzista. Se a questo si aggiunge anche tutto il timore e la problematica legata al coronavirus, ovviamente abbiamo più che due prove e due indizi che danno la certezza che il mercato è in una condizione di nuova fase. E da una fase, soprattutto per i mercati europei, di cosiddetta neutralità, di lateralità. Se si guarda la nostra borsa, per molto tempo che ha oscillato tra i 18,5 e i 20,005 con un baricentro 19,2, ci si trova adesso a dover abbandonare, molto probabilmente andare verso la parte bassa e probabilmente anche a violarla. Poi, ovviamente, con le condizioni di grande liquidità che c'è, i mercati poi rimbalzeranno di nuovo. Però intanto una correzione importante può esserci, e questa al preludio delle elezioni americane sarà molto problematica, perché potrebbe investire anche gli Stati Uniti e creare, così interrompere quello che è il mercato rialzista statunitense e trovare una nuova dinamica, che è una dinamica magari Sì. neutrale, neutrale ribassista. Ultimissima domanda in 30 secondi. Domani vedremo le trimestrali di Mediobanca, in settimana anche quelle di Unicredit. Ti aspetti delle sorprese negative? Ma Mediobanca direi di no, Unicredit direi di sì, differenziazioni di business dividende, però se il mercato vede le cose con con gli occhiali neri, è probabile che una mancata, anche una notizia positiva, ma non così eccessivamente positiva, possa essere vista negativamente dal mercato. Dipende sempre come mercato, come atteggiamento ha. In questo momento è un atteggiamento nero per il mercato, quindi le notizie positive possono francamente non essere viste così. Grazie mille a Robert Barron, presidente Delta Hedge. A Buon voi. pomeriggio e buon proseguimento. Allora, questo era tutto da parte mia. Vi lascio in compagnia di Serena Cappelletti e The Mobility. Ci rivedremo in diretta domani, esattamente alle 9 del mattino.